Fratelli, inizia oggi la Quaresima con questo mercoledì delle ceneri. E oggi il Signore ci dice, innanzitutto, guardatevi. Guardatevi è un verbo greco che sottintende una direzione. Date una direzione giusta al vostro pensiero. Date una direzione giusta al vostro guardare, al vostro discernere, che può essere anche tradotto guardatevi, cioè guardatevi le spalle. Difendetevi, direzionate la vostra mente, tenete la vostra mente nella direzione giusta, perché lui sta arrivando. Perché oggi, mercoledì delle ceneri, c'è una dichiarazione di amore del nostro Signore Gesù Cristo verso ciascuno di noi. Oggi, mercoledì delle ceneri, viene il Signore e dice, vuoi stare con me? Ti vuoi fidanzare con me? Sì, oggi, mercoledì delle ceneri, è innanzitutto una dichiarazione di amore. È l'inizio di un tempo di fidanzamento meraviglioso con il Signore e che ci condurrà alle nozze con Lui, la notte di Pasqua e alla luna di miele con Lui che sarà il tempo pasquale. La Quaresima, 40 giorni, è memoria dei 40 giorni nel deserto. E noi sappiamo cosa sono i 40 giorni nel deserto, cosa sono stati i 40 giorni nel deserto per il popolo di Israele. Sono stati un tempo meraviglioso, nonostante le difficoltà, nonostante la verità si sia scontrata con la loro superbia, con la loro dura cervice. Durante quei 40 anni nel deserto, tutta la generazione adulta che è uscita dall'Egitto, a forza di mormorazioni, di incredulità, ha perduto la possibilità di entrare nella terra promessa. Sono entrati i loro figli, la generazione seguente. È come dire che durante questo lungo tempo, durante questi 40 giorni, la vecchia generazione, l'uomo vecchio, che comunque è stato liberato. Qualcosa è successo nella tua vita. Il Signore ha preparato questo incontro fondamentale di oggi. Non arriva così all'improvviso. C'è una storia nella tua vita. Una storia di sofferenza, una storia di schiavitù, nelle quali hai visto, in una forma o nell'altra, l'intervento del Signore per liberarti. L'inizio della sua liberazione. Il mercoledì delle ceneri ci aiuta a vedere anche questo. Cioè cosa è stato fino a ieri, le nostre maschere, i nostri carnevali. E oggi il Signore, con un amore infinito, viene nella nostra vita e dice, guarda me, guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere loro ammirati, significa guardate me, convertitevi, cioè cambiate direzione al vostro sguardo, cambiate direzione allo sguardo del vostro cuore, orientate il vostro affetto, la vostra affezione verso di me e lasciate la carne, lasciate l'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Fate attenzione a non mettere la vostra vita in vendita. Lo hai fatto tante volte, ti sei mascherato per farti accettare, per farti accogliere, per farti amare. Abbiamo usato le cose sante, abbiamo usato il digiuno, la preghiera e l'elemosina, cioè i segni dell'intimità con Gesù Cristo, del bisogno di Lui, i segni della conversione, li abbiamo usati per noi, per saziarci con la carne degli uomini. Guardatevi dal fare qualsiasi cosa per essere ammirato da Anthropos, dall'uomo, o Anthropos, o Dio. Su cosa fondi la tua vita? Un fidanzato, su cosa fonda la sua vita? Su cosa fonda il suo progetto di matrimonio? Su Anthropos? Sull'uomo? Sulla ragazza con cui è fidanzato? O il ragazzo con cui è fidanzata? O su Dio? O su Gesù Cristo? Su cosa fonda il matrimonio? Su cosa fondo io il mio ministero presbiterale? Guarda bene le tue elemosine, le tue preghiere e i tuoi digiuni. Verso chi e per chi, in virtù di chi li hai fatti? A chi abbiamo pregato? Hai pregato a un uomo? Ti sei inginocchiato davanti a un uomo? Davanti a un idolo? Davanti a un ideale? Davanti a un progetto? Davanti a un criterio? È diventato un assoluto il tuo fidanzato? La tua salute? Sono diventate un assoluto le tue malattie, la tua solitudine? Non esserti sposata? Questo digiuno, essere una donna è che non si è sposata? Che ha sofferto tanto nella sua vita, sicuramente. Cos'è questo digiuno? Per chi è stato? Che senso ha avuto il suo digiuno fino ad oggi? Il tuo digiuno di nubile, di celibe, che senso ha? Il tuo digiuno come prete? Il mio digiuno come prete? Digiuno da una famiglia, digiuno anche dalla sessualità? Che cos'è? Il tuo digiuno dal successo, per esempio, ha avuto fino adesso un senso? Oppure è stato un digiuno pieno di mestizia? Pieno di rancori, pieno di nostalgie, pieno di frustrazioni. Oppure il tuo digiuno è stato un buco nero, un pozzo senza fondo, dove precipitare ogni giorno di più.
con la mormorazione e col giudizio profondo verso Dio, a chi hai elemosinato pezzettini di te, o anche pezzi grossi di te, a chi ti sei consegnato, a chi hai consegnato il tuo cuore, a chi hai consegnato la tua mente, le tue parole, le tue ore, a chi hai fatto elemosina per ringraziartelo, a chi? A una persona? Per che cosa? Davanti agli uomini, guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini, di fronte a loro, di fronte all'uomo, perché sarai maledetto, nel senso che la tua vita sarà una maledizione, la tua vita sarà impregnata di male, ci saranno parole malvagie su di te, da parte del demonio, perché ti insulterà, prima ti spinge con violenza a salire sul pinnacolo per buttarti giù, per far vedere agli altri che tu conti, per cercare uno straordinario nella tua vita, per cercare qualche qualità tua particolare con la quale fare colpo, sottolineare, quanto lo fanno i ragazzi, no? Gli orecchini, i piercing, l'alcol, la droga, il branco, perché gli altri si accorgano che tu esisti e ti credano e ti accettino e ti amino. Il demonio che ti spinge a voler cambiare le pietre in pane perché hai una fame nel deserto, insaziabile. Allora devi trasformare le pietre in pane, devi trasformare quella relazione in qualcosa che ti soddisfi. Allora plagi l'altra persona, la rendi schiava, trasformi il cuore di pietra dell'altro in un pezzo di pane da mangiare. Come fai? Usi la carne, usi il sesso, usi alienazioni, oppure ti prostri davanti a tutti i regni della terra, ti prostri davanti al successo che il demonio ti mette davanti. Attenzione, perché dietro ogni potere, dietro il potere di un padre, dietro questa ansia di potere, questa autorità falsa, fondata su un potere effimero, appartiene al demonio. Quante volte l'abbiamo fatto? Bene, guardatevi da vivere così. Questo sta dicendo oggi il Signore, guardatevi come il figlio prodigo, che ha pagliato con suo padre. Ecco il punto fondamentale di oggi. Il figlio prodigo, Adamo ed Eva, tu ed io, ci siamo consegnati a un altro padrone. Abbiamo accettato la sua menzogna, che dentro casa ci sentivamo soffocati. Devi uscire, uscire, uscire. Ti senti soffocato. Qualcuno ti ha detto che fare la volontà di Dio, cioè stare nella casa del Padre, è una frustrazione, una limitazione di Dio, se esiste. Davanti agli uomini, tutto davanti agli uomini. Preghiere, digiuni ed elemosine davanti agli uomini, suonando la tromba. Perché non abbiamo consistenza dentro. Perché siamo vuoti, siamo morti dentro, siamo orfani. Abbiamo tagliato con nostro padre, abbiamo ucciso nostro padre, perché chi prende l'eredità, come il figlio prodigo, significa che ha ucciso, cioè che il padre è morto, nel suo cuore era morto, come per noi, è morto nostro padre, viviamo da orfani, da zombie, e cerchiamo vita, 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 e preghiamo, e facciamo elemosine, e digiuniamo, facciamo sacrifici impressionanti per ricevere vita da chi? Da altri morti come noi. Se tu esigi la vita da tua moglie, non te la darà mai. Se tu esigi vita da tuo marito, non te lo darà. Se tu esigi vita dai tuoi genitori, in un ideale di genitori, in un ideale di famiglia, perché stai soffrendo, perché non ti capiscono, quello che sia, non lo troverai mai e il demonio ti ha ingannato. Per questo oggi il Signore dice, basta, stai soffrendo questo. Allora guarda me, guardati da vivere così, orienta il tuo cuore, orienta il tuo sguardo verso di me. Si apre un tempo meraviglioso in cui tornare a casa, convertirsi. Teshua in ebraico, convertirsi, tornare a casa tua, tornare alla tua vera identità, tornare a Dio, al Padre. Come si fa? C'è un'icona bellissima che ho messo nel sito, che veramente commuove, un affresco di stile bizantino, moderno, in cui del figlio prodigo, il soggetto del figlio prodigo, e si vede come il figlio prodigo sta solo, sulla sinistra, accucciato, curvato su di sé, tante persone che vivono nel loro mondo, sono sempre curve, sempre torve, sempre c'è qualcosa lì che, no, come stai? Non sapessi, una mormorazione costante, no? E poi a un certo punto c'è il Signore nostro Gesù Cristo con gli angeli che prendono questo ragazzo, quasi lo abbracciano, gli mettono la mano sulla spalla del Signore con la parola, in mano la parola, che lo accompagna da suo padre. Ecco la Quaresima, ti ho portato nel deserto per parlare al tuo cuore, dice il profeta Osea. In questi 40 giorni il Signore parla al nostro cuore. E parla oggi al nostro cuore dicendoti io ti amo, io sono la tua vita, io sono la via, io sono la verità, io sono quello che ti manca, io sono l'oggetto della tua preghiera, cioè io posso consolarti, io posso entrare nella tua solitudine, io posso compatirti, io posso avere compassione di te, cioè patire con te, io sono,
digiuno, elemosina, preghiera, per me. Per questo la Chiesa ci dà un tempo nella sua sapienza, apre un tempo di 40 giorni, perché nel deserto tu possa imparare quello che c'è nel tuo cuore, come dice il Deuteronomio, e vedere che tu non hai forza, capacità di servire, di obbedire. Vivi tutto fuori di te, vivi come un orfano, e non ti sazi, anzi, aprire gli occhi sulla fame, aprire gli occhi sul silenzio della carne, che non è stata capace di risponderti, nessuno sulla terra è stato capace di rispondere alla tua vera preghiera, a tutto quello che hai fatto pregando gli altri. Il deserto, dove tu capisci che le elemosine che hai fatto sono stati pezzi di te gettati via, prostituendoti, nell'illusione di poter avere qualcosa, e non hai nulla, hai già ricevuto la tua ricompensa. Quale ricompensa? Il nulla, qualcosa che non ha potuto compensare quello che tu non hai. La tua ricompensa è quello che tu hai fatto, cioè buttare via tempo, parole, passione, sentimenti, affetto, tutto, la tua dignità, come il figlio prodigo. Magari in questi 40 giorni che ci separano dalla Pasqua veramente potessimo tutti noi sperimentare questo, aprire gli occhi su questo, orientare il nostro sguardo verso Gesù Cristo. Se apriamo gli occhi su questo in questi 40 giorni, allora insieme sperimenteremo che c'è qualcuno veramente che ci ama, quello che oggi bussa alla porta del nostro cuore, come alla porta del cuore del figlio prodigo, quando il figlio prodigo rientra in se stesso e sente una puntura profonda nella sua anima, in quella parte di anima incorrotta, in quel se stesso, in quella parte di se stesso inviolabile, che neanche il demonio può usurpare, piccolissima, sepolta chissà quanto. Molti di noi forse sono veramente seduti sull'anima, sulla coscienza, già non sentono neanche dolore, ma lì tu puoi rientrare in questo tempo. Io posso rientrare in me stesso, è Gesù Cristo che mi accompagna lì, è la sua presenza, è la sua parola, è il suo amore. Per questo in questa icona lui tiene in mano, sulla mano, nella mano sinistra tiene la parola, quella che ci aiuta, quella che ci illumina, quella che dice: io ti amo, io voglio parlare al tuo cuore, io voglio fidanzarti con me. Per Israele il tempo nel deserto è un tempo di fidanzamento, dove ha imparato a conoscere l'amore infinito di Dio, la sua misericordia. Mi alzerò, andrò da mio padre, io non mi sento neanche degno, perché veramente io ho distrutto tutto, ho buttato via tutto per fare questa esperienza nella notte di Pasqua. Che non hai perduto nulla, hai perduto l'uomo vecchio, hai perduto tutta la parte di te che doveva essere spurgata, che doveva cadere come foglie secche, le opere morte, l'uomo vecchio, quello hai perduto. Certo che fa male, quello hai perduto, ma la dignità di figlio, quello non la perderai mai. Per questo il padre neanche lo fa terminare, lo abbraccia, lo stava aspettando, gli corre incontro perché stava alla finestra fissandolo, non avendolo perduto un istante, gli corre incontro e lo abbraccia, gli dà il suo anello, gli dà la sua veste, tutti i simboli battesimali, tutti i simboli pasquali della notte di Pasqua, nella quale i catecumeni scendevano nell'acqua, erano purificati in quell'acqua che è l'acqua che è uscita dal fianco di Cristo per lavare e purificare la sua sposa, per diventare una carne sola con lei, con te, con questo figlio prodigo, con questo figlio che è percorso con Cristo il cammino di ritorno. Allora coraggio, oggi inizia un nuovo cammino, un cammino nel deserto, un cammino dove entrare in noi stessi, dove chiudere la porta e entrare nel segreto, cripto in greco, in questa profondità del nostro essere che nessuno capisce. Sapete le cose criptate? È la stessa parola greca, no? Quando c'è un alfabeto criptato, quando c'è un codice criptato che nessuno può aprire, nessuno può decodificare, il tuo segreto non lo può violare nessuno, neanche tuo padre, neanche tua madre, nessuno, solo Gesù Cristo conosce il codice, perché è Lui la ricompensa, perché quel segreto appartiene a Lui, quel segreto aspetta Lui, il segreto profondo che ti porti dentro, quella sofferenza che non hai detto a nessuno, quella sofferenza che ti sta schiacciando, è per Lui, è il posto dove incontrare Lui. Allora entra nel segreto, entra nella tua camera più intima, sarà la sala delle nozze, la camera più intima dove il Signore viene a farsi una carne con te, dove Cristo crocifisso si consegna a te come ricompensa per tutta la tua vita, perché Lui è capace di trasformare anche le preghiere, i digiuni e le elemosine buttate agli uomini, buttate al niente, in benedizione, la maledizione in benedizione. Oggi iniziamo questo percorso di conversione, questo cammino di conversione,
ascoltando questo Vangelo, desiderando credere, convertirci e credere al Vangelo, con le armi che ci dà la Chiesa, rientriamo in noi stessi, desiderando che il Signore benedica e trasformi i nostri fallimenti, le nostre frustrazioni in benedizioni. Fidanziamoci col Signore e lasciamoci portare da Lui in questo cammino. Come? Digiunando, pregando e facendo elemosine con il Signore, sulle spalle del Signore, aiutati da Lui, accompagnati da Lui, verso le nozze, per sapere che la nostra vita è Cristo, per dire a Cristo: tu sei la mia ricchezza, tu sei la mia veste, tu sei il mio unico bene. Cristo, che entrerà nel nostro segreto e lo colmerà e darà risposte che non abbiamo mai ricevuto, ci sazierà dove siamo sempre stati insaziabili, risponderà, sarà Lui la nostra vita, la nostra gioia, la nostra pienezza, la nostra allegria. Buona Quaresima allora.